Buona vita a tutti, qui la Maica Mario Russo. Boh, non c'ho la luce è là, vedrai quella che vedrai. Ma a te ti interessa vedere me o ti interessa guarire? Questa è la domanda. Comunque, morale della favola. Adesso vorrei parlarvi del reflusso gastrointestinale. Ah, chi sono io? Sono un ex studente di medicina, non ho potuto finire l'università per colpa della vostra democratura, che l'avete esportata dappertutto. A me il comunismo mi pagava l'università gratis. Dopo che è venuta la vostra democrazia con Gorbaciov, i soldi della borsa non mi bastavano neanche per andare qua e là ai corsi. Vabbè, passiamo oltre. Adesso la democrazia vi torna a voi in testa. Voi che esportate altri, andate a liberare anche la Corea del Nord, che ci vengono anche quelli qua con i barconi. Vabbè, ma parliamo del reflusso gastrico. Il reflusso gastrico, le cause possono essere tante, ma una, l'iperacidità si dice. L'iperacidità non vuol dire per forza che l'acido clorchidrico che tu ce l'hai nello stomaco, che viene secretato in modo normalmente, e abbia il pH normale da 1 a 3. E no, e no. Vuol dire soltanto che l'organismo cerca di produrne di più perché non è efficiente quella che ce l'hai. Allora, com'è che neanche a me non piace che quando uno si dilunga tanto, vabbè, non avevamo neanche 2 minuti, nei discorsi, per esempio americani, finché battono un chiodo, cavolo, parlano di tutto, di gatti, di cani, di nonni, di nipoti, mezza oretta per dopo farti vedere come batti un chiodo. Allora, ti do per prima la ricetta e dopodiché la spiegazione, così se non hai tempo lo ascolti e basta. Prima di ogni mangiata, con 5 minuti, massimo 10 minuti prima, si prendono da 1 a 3 cucchiaini di aceto di mele, ma deve essere quella fatto buono. Se vai da un negozio Natura Sì o da qualche farmacia naturista, cose varie, deve guardare sull'etichetta che non contenga carboidrati, perché dopo c'è un altro tipo di reazione, capito? Di fermentazione alcolica, butirica, acetica, bla bla bla. Non entriamo in dettagli, a me non mi piace fare di te un dottore, basta che tu ti metti a posto la salute. Io sono un sovietico e ti do dei rimedi sovietici. Da 1 a 3 cucchiaini di aceto di mele fatto buono, capito? Cerca di non essere troppo limpido, anzi più ti sembra che smoothie, si dice in russo, che non è limpido, dai, più dovrebbe essere meglio. Comunque si prende questo aceto di mele, si mette dentro un bicchierino e sopra metti 70 millilitri, più o meno 50-70 ml di acqua caldina, perché non deve mettere tanta acqua calda, perché dopo diluisci i succhi gastrici. E bevi 5 minuti, 10 minuti prima di mangiare. Dopo mangi normalmente. Ok, e adesso passiamo alle spiegazioni. Il tuo acido clorchidrico nello stomaco ha il ruolo di sciogliere i grassi, e quando dico sciogliere i grassi, non soltanto quella che metti tu in bocca. Ma anche se tu mangi una cipolla, una mela, là ci sono dei batteri, dei virus, dei funghi che hanno la balocca. La balocca in italiano sarebbe, vabbè, rivestimento proteico dei microorganismi, lipoproteico, e lo scioglie, pom, lo brucia, e vuol dire che fa da disinfettante anche. Capito? Non solo che va a sminuzzare le lipidi, proteine, ma fa anche da disinfettante. Adesso, se il pH è da 1 a 3, va bene. La valvola, chiamiamola valvola perché non, io termini tecnici italiani non li so. Tanto è importante che tu capisci che vuoi diventare dottore con me. Allora, la valvola tra lo stomaco e l'esofago, quando l'acidità non è buona, e tra i 3 e i 4 di pH si apre, e allora ti viene riflusso, ringurgito, ti viene l'acidità. Com'è che la mucosa stomacale può supportare questa acidità? Perché
mentre il tessuto dell'esofago, che è più o meno similare a quello di miocardio, non lo sopporta. È chiaro che ti brucia e ti fa male. Allora tu devi rimettere a posto il pH nello stomaco. E lo fai così con l'aceto di mele. È inutile che tu vai a bere alcalinizzanti, tipo, io parlo dei rimedi, non faccio pubblicità ai prodotti della farmafia. Farmafia si scrive, farmacia si legge farmafia. Vabbè, io non faccio a loro pubblicità. È inutile che bevi bicarbonato di sodio con il limone, cose varie. È inutile, arrivi a fare anche il cancro così, vai a rovinare. Invece l'aceto di mele ti aiuta. Semplice, costa niente. Niente, con una bottiglia vai avanti per mesi. Quanto costerà una bottiglia? 4 euro, 5 euro? Non mi ricordo. In Italia. Vabbè, tu fai così e poi vieni o a ringraziarmi e a fare la tua donazione, o come si dice, sponsorizzazione per i miei rimedi, per il fatto che ti aiuto, o se no a mandarmi a quel paese a fare quella che ti pare, se casomai non ti aiuta, ma ti aiuta, basta essere serio. Ok, per adesso ti basta così. Ripeto, tu prendi da 1 a 3 cieni di aceto di mele con un pochino di acqua, massimo 70 ml di acqua calda, bevi 5 minuti, 10 minuti prima di mangiare e sei a posto. Hai una digestione buona, ti si chiude il rubinetto, la valvola dell'esofago e non ti viene più. Va bene? Se pensi che anche gli altri hanno bisogno di questo, puoi condividere. Ah, like. Tu non metti like. Lo so.